La finanza è ancora in comune a Campione d'Italia, il giorno dopo le dimissioni dell'ormai ex sindaco Roberto Salmoiraghi. Le fiamme gialle sono tornate questa mattina negli uffici del municipio dell'Enclave per un nuovo sequestro di documenti dopo quello della scorsa settimana. Le fiamme gialle avrebbero acquisito documenti relativi soprattutto ai bilanci degli ultimi anni del comune, un'attività di raccolta dati avviata già l'11 settembre scorso con una prima perquisizione e completata sembra nella giornata di oggi. In municipio intanto cresce l'attesa per capire chi prenderà le redini del paese dopo l'uscita di scena di Salmoiraghi. La prefettura di Como è al lavoro già da ieri e una delle ipotesi è che il commissario possa essere inviato da Roma. La situazione dei dipendenti del casinò chiuso dal 27 luglio scorso e dello stesso municipio per i quali è stata avviata la procedura per gli esuberi è più che mai critica. Per domani alle 20 in piazzale Maestri Campionesi è stata convocata una nuova assemblea dei lavoratori della casa da gioco, riuniti ormai da 2 mesi in presidio permanente. È prevista la partecipazione dei rappresentanti sindacali a livello territoriale e nazionale. La settimana prossima, invece, ci sarà l'atteso confronto a Roma, auspicato da settimane dalla comunità campionese e dai dipendenti di Comune e Casinò.